Cari amici di Canale Italia Yacht Life, benvenuti in una nuova puntata dedicata alla nautica. Oggi siamo sul Lago di Garda, in uno dei cantieri più affascinanti della nautica italiana, un cantiere ricco di storia e di amore per le barche. Siamo in compagnia di Mauro Feltrinelli, che insieme al fratello Dino conduce questa meravigliosa realtà italiana. Buongiorno Mauro. Buongiorno Emanuele e benvenuto. Il cantiere nautico Feltrinelli, azienda storica della nautica italiana, ha festeggiato nel 2019 il 100° anniversario della sede di Garniano sul Lago di Garda. La struttura del cantiere, da sempre di proprietà della famiglia Feltrinelli, originaria del luogo, è legata alle costruzioni navali fin dalla fine del 400. Il cantiere diventa famoso in tutto il mondo negli anni 20 del Novecento, grazie alle barche da corsa costruite da Egidio Feltrinelli. Forte dell'esperienza maturata negli Stati Uniti, Egidio Feltrinelli costruisce le barche più veloci dell'epoca e il cantiere Feltrinelli colleziona per oltre 20 anni importanti vittorie motonautiche. Successivamente, nel periodo tra le due guerre mondiali, diventate anche i primi importatori dei motori Johnson. Sì, anche questo è vero. Realmente era anche questo collegato alle competizioni. Johnson aveva bisogno di un rappresentante per portare i suoi motori sui circuiti e ovviamente il cantiere Feltrinelli con le sue barche poteva fornire dei buoni galleggianti per questi motori. In realtà poi la più grande collaborazione è avvenuta con i fratelli Pellegatti di Milano, con la famosissima industria Laros, che è stata la prima industria italiana a competere a livello internazionale con i motori fuori bordo. E infatti si creava una sinergia molto particolare. Il cantiere Feltrinelli costruiva i suoi modelli di scafi da corsa, cedendoli gratuitamente, diciamo, alla scuderia Laros, e in cambio riceveva i motori per i propri motori e per i propri piloti. Abbiamo parlato della storia del cantiere. Per chi fosse interessato, sul sito di Nautica Feltrinelli c'è veramente uno spazio dove si può scaricare e leggere tutta la gloriosa storia del cantiere. Ma ora parliamo dei giorni nostri. Come è organizzata oggi la Nautica Feltrinelli? Ma ovviamente si è evoluta col passare del tempo e andando incontro alle esigenze del pubblico, che sono ovviamente molto diverse da quelle degli anni 20. Se negli anni 20 avevamo una popolazione di una clientela molto elitaria di piloti e gentleman racer, oggi ci rivolgiamo ovviamente a un pubblico molto più vasto, a molte più persone che si possono permettere di godere le bellezze del lago e della navigazione anche con imbarcazioni da diporto. Per cui mio padre Fausto negli anni 60 ha convertito praticamente l'intera attività dell'azienda dalla costruzione di barche, anche perché ormai tramontava l'epoca del legno e cominciava quella della vetroresina. Costruire barche in vetroresina, cioè stabilire un'industria sulle rive di un lago, non pareva una bella scelta, per cui ci siamo convertiti a servizi marina e compravendita di modelli. Quindi oggi la Nautica Feltrinelli ha vendita, riparazione, rimessaggio, ma anche noleggio. Abbiamo anche il noleggio, che è una delle strade che abbiamo reputato migliori per promuovere i prodotti che poi importiamo e distribuiamo. Ormai dal 2003 rappresentiamo in Italia il cantiere Frauscher e grazie all'attività di noleggio sia in sede qui sul Lago di Garda che nel nostro ufficio al mare a Loano, Marina di Loano, con i nostri collaboratori di Scorpion, praticamente offriamo la possibilità di provare senza nessun impegno le nostre imbarcazioni e i nostri modelli, anche per una giornata intera o per un periodo più lungo. Il cantiere nautico Feltrinelli dispone di una struttura che riunisce un'ampia gamma di servizi come il noleggio, l'assistenza tecnica, il rimessaggio e la manutenzione. Con Frauscher Italia, il cantiere nautico Feltrinelli è importatore italiano dei motoscafi Frauscher, la cui produzione annovera una vasta gamma di imbarcazioni, costruite con le tecnologie più avanzate e fortemente caratterizzata da elementi di design. Frauscher produce imbarcazioni a motore con propulsioni a benzina, diesel, elettrici, che possono contare su un inconfondibile design di ispirazione automobilistica, su carene estremamente performanti dalle linee sportive ed eleganti. Abbiamo parlato di Frauscher, qui alle nostre spalle c'è praticamente tutta la gamma, una gamma di motoscafi davvero completa, dai 7 ai 15 metri. Esatto, la gamma negli anni si è espansa, non dimentichiamoci che nel powerboat, cioè nel motore a scoppio, chiamiamolo così, nei motoscafi potenti da diporto, Frauscher è entrata fra gli ultimi competitors, perché abbiamo iniziato, come dicevo prima, nel 2003 con la nostra collaborazione, che ha portato allo sviluppo di una gamma
con motori a scoppio. Prima la produzione era esclusivamente elettrica con qualche modello di barca a vela. Qui sul lago di Garda abbiamo promosso ovviamente diversi modelli, la gamma si è espansa negli anni e dal modello singolo che era la 757 Saint-Tropez classicheggianti dei primi anni del 2003-2005, oggi contiamo ben 6 modelli diversi, ognuno dei quali declinato in 2 versioni, ormai un classico da Frauscher, ogni modello declinato in 2 versioni, una coperta pontata e una open denominata Air, cioè center console con la prua agibile. Il cantiere Frauscher non solo ha una gamma davvero completa di imbarcazioni a motori a scoppio, ma anche una gamma completa di imbarcazioni elettriche. Assolutamente sì, difficile da verificare, però mi fido dei dati del cantiere. Attualmente siamo ancora leader in Europa sia come numero di pezzi che come fatturato per la produzione di barche elettriche. Ovviamente la barca elettrica, per come la intendiamo noi da Frauscher, è un mezzo per allargare il mercato, non per cercare di sostituirsi al motoscafo. Dove si naviga a motore si continuerà fin quando possibile a navigare a motore, dove non si può navigare con i tradizionali motori a scoppio ovviamente la barca elettrica interviene per allargare l'utenza e permettere anche a chi, anche in quei posti dove non si potrebbe navigare, invece di godersi la navigazione sul lago. Qual è stato il modello di barca che avete venduto di più quest'anno? Quest'anno, per il prossimo anno, è strano dirsi, ma c'è stato un revival di un modello non recentissimo che è l'858 Phantom, che nelle due versioni, sia nella Phantom chiusa che nella Phantom Air, ha registrato un ritorno di fiamma. Praticamente credo che dipenda dal fatto che c'è un bel ritorno alla ricerca di linee classiche, morbide, meno aggressive. Noi per un certo periodo con la 747 Mirage ci siamo spinti verso l'automotive, l'auto sportiva, abbiamo avuto un ottimo successo. Adesso la clientela si sta rispostando verso cose più morbide, più tranquille. Beh, insomma, il best seller per la stagione prossima è l'858, che infatti è andato esaurito. Abbiamo comunque buoni numeri sulla 1017, che rimane sempre il nostro cavallo di battaglia, e ottime risposte sul modello nuovo presentato quest'anno, la 1212 Ghost, che soprattutto al mare ovviamente sta dando ottimi riscontri di pubblico e per fortuna anche di critica. Il bello del cantiere nautico Feltrinelli, che vi dà anche l'opportunità magari di provare la barca uno o due giorni noleggiandola, quindi questo è anche un valore aggiunto, se vogliamo. Sicuramente, e a questo aggiungerei anche un altro punto a nostro favore, se vuoi dirlo, comunque che ci caratterizza fortemente, e che è la disponibilità di imbarcazioni usate, revisionate e certificate. In un momento come questo, dove il mercato non offre il nuovo, l'usato di qualità può essere una validissima alternativa. Non che ci siano magazzini pieni di barche da vendere, però quel poco di d'occasione che c'è, in questa occasione sarà revisionato in maniera approfondita e sarà venduto come sempre con garanzia. Infatti io prima ho visto una barca e pensavo fosse nuova, invece poi mi hanno detto che era un usato, sì, quindi complimenti, perché sembra veramente nuova. Abbiamo parlato di storia, di presente, e quali sono i progetti futuri di Nautica Feltrinelli? Prepariamo il mondo per le generazioni che verranno, e quindi anche il cantiere Feltrinelli si sta preparando al futuro, non disdegnando qualunque apertura verso le potenzialità che questo futuro offre. Oggi, per esempio, in occasione di queste porte aperte, è bello vedere come per la prima volta in assoluto sul lago di Garda arrivano le barche elettriche di Frauscher. Presentiamo in mezzo a tutta la gamma che abbiamo esposto oggi e domani per le prove la Times Square nella versione più potente con i due motori a 10 kW, e credo uno degli eventi storici, per la prima volta in acqua in Italia, la 740 Mirage Air con il motore Torquido a 150 kW, che è una barca elettrica ma dalle prestazioni di assoluto rispetto. Times Square sicuramente può essere un'ottima base per quello che sarà la strada del futuro, quindi un basso impatto energetico, non solo perché utilizza un'energia rinnovabile che è quella elettrica, ma soprattutto perché consuma poca energia. È una barca che a parità di dimensioni, stiamo parlando di un 28 piedi, è più di 8 metri di lunghezza, di 20 metri quadrati, da quello che si chiama Times Square 20, 20 metri quadrati di superficie calpestabile, 7 persone di portata, quindi una barca importante nel nostro segmento,
che riesce a navigare per 4 ore con 30 kW di batteria. Insomma, è un ottimo risultato. Sì, è una barca secondo me perfetta per le acque interne e mi viene da pensare anche perfetta per Venezia. Assolutamente sì, non fa assolutamente onda, che puoi navigare a fianco di qualcuno che nuota e non ti manda a quel paese perché è silenziosa, non emana fumo, odore, non inquina per niente, è assolutamente compatibile a tutti i range di velocità. Si va da 0 a 13-14 nodi di velocità massima, ecco, non aspettiamoci di volare, però in piena sicurezza, asciutti e in completo relax. Questo è un bel risultato. Io ringrazio Mauro Feltrinelli per averci raccontato la storia e i progetti futuri del cantiere e invito a chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni ad andare sul sito nauticafeltrinelli.it. Questa puntata termina qui e io vi auguro un buon proseguimento dei nostri programmi. Grazie, venite a trovarci.